Adesso Normanna Melfi si conclude a reti inviolate, una partita estremamente intensa, rapida, vivace, con occasioni da rete dall'una e dall'altra parte. Il Melfi si è reso soprattutto pericoloso durante la prima frazione di gioco attraverso le ripartenze, mentre l'avversa Normanna ha creato le sue occasioni da rete durante il secondo tempo. Infatti, nei primi minuti del secondo tempo, è stato un calcio di rigore a favore di padrone di casa, non realizzato da Medina, in quanto anche il portiere del Melfi che ha saputo intercettare l'angolo di tiro. Vediamo che per tutta, per quasi la totalità del secondo tempo, l'avversa Normanna ha giocato in superiorità numerica a causa di una espulsione che ha riguardato un calciatore del Melfi, ovvero Tortori, per doppia ammonizione. Ma nonostante la superiorità numerica, nonostante le diverse occasioni di rete, non è mai riuscita a concretizzare e a portarsi in gol. Si conclude la partita tra i fischi e urla e le pesanti contestazioni del pubblico che invoca le dimissioni e l'esonero di Mr. Novello, il quale in conferenza stampa, profondamente turbato da un punto di vista emotivo, si dice fiducioso a proposito degli ampi margini di crescita della squadra da liquidata e della possibilità di raggiungere la salvezza. Dalla Mister, è stata una settimana un po' particolare, la piazza è scontenta. Lunedì scorso c'è stato l'esonero di suo fratello, sono giocatori che dicono sono costati 40.000 euro e sono in tribuna. Che spiegazione può darci di tutto ciò? Ma io non so, dei 40.000 euro non vedi budget, penso non sia così, però ognuno poi è libero di dire qualsiasi cosa, essendo che la differenza è che io alleno una squadra, non alleno gli importi e altre situazioni. Penso che non ci sia 40.000 euro in tribuna, ci sia solo un aspetto di scelte quando si fanno, sono scelte convinte e frutto di qualcosa da campo. Poi se c'è qualcun altro che Ci vuole. deluci, dico, perché questo calciatore è in tribuna e non gioca? Chi? Con l'attaccante, come si chiama? Solito. Solito. E perché c'è una scelta di un tecnico? Mi pagano per questo, per scegliere, non per gli umori, quello che dice la gente. Se è qualcosa perché è un calciatore che penso che questa era la prima partita, no? Scontavo per 3 turni. E non giocando tanto tempo, penso che avevo bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse. Avevo bisogno di Martiniello, di Solì, perché Solì deve capire ancora come si gioca. Nel momento in cui riesce a capire, no, è stato preso perché ha delle caratteristiche per giocare 4-3-3, però deve capire che deve giocare in un certo modo. Sono del suo fratello, che cosa ne Non pensa? parlo, non, ho risposto ai suoi colleghi, l'ho detto l'altra volta, non. Ognuno ha le proprie idee e l'ho risposto già la settimana scorsa. Devo pensare solo a cercare di vincere la partita e di ridurre i margini di errore e cercare di costruire qualcosa migliore di quello che è attuale. Mister, lei crede che qualora arrivasse questa tanto agognata prima vittoria di questa stagione, potrebbe cambiare anche qualcosa nella psicologia dei giocatori? Che però, devo dire la verità, a mio avviso è sembrata molto migliore rispetto alle altre uscite, nel senso che io nelle passate uscite le avevo visti tra virgolette più amorici, invece oggi le ho visti già più motivati. Ma perché sta crescendo anche sotto l'aspetto fisico la squadra? E quando c'è l'aspetto fisico inizia a venire qualcosa di diverso, riesce a forciare di più. Noi dobbiamo correggere alcune situazioni ancora che secondo me non ci permettono di poter arrivare alla vittoria. Io ho capito più o meno che cosa serve, io lo dirò a loro dentro, non a voi. Ho rispetto per i miei calciatori, pur giusto che poi alcune cose vanno corrette attraverso delle esercitazioni, attraverso anche un aspetto mentale, psicologico. Ecco, dobbiamo cercare anche di andare, secondo me, di effettuare 15-20 tiri a partita. Dovremmo cercare di farlo e se lo facciamo a volte come ridotto, cioè, dobbiamo capire perché. Preferisco più uno che mi calcia e prende la palla a 30 metri d'altezza che è uno che non oso. Ecco. Però devo dire che abbiamo avuto anche, oltre l'ultima che è finita, ma abbiamo avuto la palla
3-4 situazioni importanti. Soprattutto con Giovannini, abbiamo sbagliato il calcio di rigore, abbiamo un giocatore che ha sempre fatto corso, rigore, non bisogna adesso. Non è che la prossima, se gioca De Vino, non calcio più rigore, lo tirerà sempre De Vino, per questo non è che mi fa cambiare per un rigore sbagliato. Io valuto le prestazioni e De Vino, anche sul alcune situazioni che abbiamo provato, sul secondo tempo, sul taglio che è andato, il portiere loro ha fatto una buona parata, secondo me, perché la palla scivolava in modo diverso rispetto al primo tempo. Ho fatto situazioni che si chiedevano. Mister, qualcuno deve dire qualcosa? Mister, beh, io è inevitabile fare la domanda. Sì, le sono... No, cambiamo domanda questa settimana, non le faccio sempre la stessa. Io rispondo sempre la stessa. No, tanto ho capito che le risponde sempre la stessa. Io cambio domanda questa volta. I tifosi dalla curva li hanno urlato più volte in novelle di vattene. Questa volta sono stati anche dall'altra curva più duri nei confronti della squadra. Io penso che chi deve scappare sono i disonesti, che non ha serietà, non ha onestà, professionalità. Io non mi metterò mai, per semplice motivo che mi sento una persona molto onesta, seria e professionale. Io con lo staff proviamo a fare il massimo e cercare di tirare il meglio. Poi, essendo che noi siamo dei dipendenti di un'azienda, non possiamo decidere noi. Penso che ogni allenatore cerca di arrivare sempre fino in fondo, poi c'è chi lo limita, però sto parlando con tante tranquillità. Non mi disturbano queste voci, perché so che noi possiamo raggiungere l'obiettivo della salvezza e ci possiamo arrivare. Ne sono convintissimo di questo. Io proclami, quando sono arrivato al primo giorno, ho detto andiamo in Champions o arriviamo oltre quella squadra, oltre quella squadra là. Ho detto che mi piace lavorare tanto sul campo e sono sempre convinto che attraverso il lavoro si raggiungono i risultati. Che adesso qualcuno può sorridere, qualcuno può essere non d'accordo, ma io vedo oltre e dico che questa squadra può crescere tantissimo. Stiamo crescendo sotto l'aspetto fisico, adesso dovremmo crescere sotto altri aspetti ancora. Gli stessi problemi che stiamo incontrando noi li stanno incontrando anche altre squadre, costruite non dei 40.000 che ha detto il suo collega, così sui 100, 120, 150 che non giocano e vanno in tribuna. Quelle fanno male. Penso che a noi non ci sia quella situazione e soprattutto ci sia tanta predisposizione al lavoro e poi è una squadra che non deve dipendere da un singolo, ma deve dipendere da un gruppo. Ci sono dei giocatori che oggi, come De Matteis, che non era in campo, e sta facendo bene nelle ultime partite, perché ci sono delle carte che, se una partita del genere, bisogna, giocando 4-3-1-2, qualcuno che gli dà più ampiezza, che ti spinge di più sull'esterno, no? Che ha una gamba diversa rispetto a De Matteis, che ha più l'aspetto della fase di non possesso, fase difensiva, ma stiamo parlando proprio di un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, un ragazzo serio. Perfetto, grazie. Va bene così? Va bene. Ok, grazie, grazie. Buonasera. Se attendete, vediamo se viene qualcuno. Faccio sapere.